interessante questo. Non riesco a trovare un libro, mi date una mano? Sì, vengo subito. Hai una foto? Sì, vedo qualcosa. Sì. La nostra ricerca. Va bene, allora dopo ne parliamo insieme magari. Certo. Vediamolo qua così. Ehi. Ciao Ani. Ciao Ani. Avete sentito dell'evento a Rione Ofelia? Ci andiamo, è domani sera. Ma qual è Rione Ofelia? Io non ne ho mai sentito parlare. È proprio questo qui. Come l'hanno chiamato così? Magari domani sera lo spiegano. Se non prendo due domani, andiamo. Anch'io non ho studiato. Già, almeno Ele l'ha scampato proprio in tempo questo compito. Mandiamole una foto, un video. Va bene. Bella idea. Vieni. Ciao. 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 Come stai? Noi tutto bene, stiamo studiando per il compito di domani che tu ti sei scampata proprio in tempo e abbiamo trovato il libro tuo preferito, quello che ti piaceva tanto. Sì, sì, infatti accettiamo consigli da te. Ciao. Ciao. Ciao Ele. Certo che Ani potevi sorridere. In effetti Ani, ma che hai? Nulla. Nulla. Perché il primo giorno di scuola, da quando abbiamo iniziato il liceo, senza Ele, cioè eravamo sempre tutte insieme e ora che si è trasferita, boh, mi manca. Sì, anche se vorrei essere al suo posto, però manca tanto anche a me. Pure a me. E che... Ragazzi, scusate, posso? Certo. Grazie. E che a me manca anche in un altro senso. Beh, noi l'avevamo già capito. L'avevamo capito, Certo che l'avevamo capito. Solo quella svampita di Ele non l'aveva capito. Infatti. Ma poi a noi che ci frega se ti piacciono le ragazze? Davvero, l'avevate capito? Sì. Certo. Siete sempre la nostra amica. Esatto. Ti vogliamo bene così. Sì. Beh, dai ragazze, andiamo a studiare. Andiamo. Ci tocca farlo. Sì. Conti ancora fino a 100 guardando in cielo? Che ci fai tu qui? Sai com'è, andiamo nella stessa scuola, nel caso in cui non te ne fossi accorta. E poi oggi sono qui per studiare. Mi dispiace per quello che ti hanno fatto stamani. Scommetto che ci hai riso pure tu. Solo gli stupidi possono ridere una cosa del genere. Ah, le tue amiche. Già, belle stronze. L'hai detto tu, eh. Quella foto ha fatto il giro della scuola. Adesso mi chiameranno pantalone rosso a vita. E allora? Fregate, il ciclo viene a tutta. Mica sei speciale. Ma niente Paolo, non ti farà battere da queste cose. Lo sai che a scuola ci stanno dei cretini. Io da domani andrei a scuola a testa alta, signorina pantalone rosso. Ah, vedi, a questo evento dovrebbero andarci tutti in questa scuola. Andiamoci anche noi, potrebbe essere molto interessante. Come? Vuoi ancora uscire con il tuo amico sfigato? Comunque era arrivata a 86 guardando il cielo. Andiamo, ci vediamo sotto casa e prendiamo l'autobus insieme alle 7. Ah. Ecco, si vede che hai pianto.
ti è uscito il risultato dell'ultimo esercizio? Meno 4. Ma come, mi è uscito 23. Passo? Sì. Prova a rifare qui, perché qui è sbagliato. Io la matematica non la capisco proprio comunque. Vuoi? No, grazie. Questo non lo controllo nemmeno perché so che è sbagliato. O dei crack se vuoi. No, grazie. Pronto? No, non l'ho preso, no. Sì, forse è stato vito, non lo so. Va bene. Va bene, sì. Va bene. Ok, sì. Tutto bene? Uh-huh. E per la gara vi pieseranno, vero? Sì. L'ho detto a tuo padre? Non lo voglio deludere. E da quando che non mangi? Mangio, ma poi mi sento in colpa. E ce la vuoi liberare? Sì. Buona idea, ho trovato questo stamattina, guarda. Cos'è? Se vuoi possiamo andarci insieme. Cinema di disagio giovanile. Sì. Al quartiere Ofelia. Dove si trova? Dovrebbe essere questo. Davvero? Sì. Mamma, va bene, arrivo. Io devo andare. Ci vediamo domani. Il mio cuore. Prometti che non lo dirai a nessuno. Certo che te lo prometto. Ti prometto che lo risolveremo insieme. A domani. A domani. Questo lo tengo io. Ciao. Ciao. Siamo, come sembriamo agli occhi degli altri, a formare la nostra immagine allo specchio, cercando di cambiarla, migliorarla, dimagrirla. Tutto per essere accettati, per non sentirci giudicati, per assomigliare a quelle persone che vediamo sui social e che sembrano avere tutto. Una bella vita, una bella casa, un bel fisico e vestiti, tanti vestiti. Eppure lo sappiamo, sui social tutto è finto. Ma nonostante questo ci stiamo, lo accettiamo, non sappiamo perché. E così le nostre domande aumentano, le nostre insicurezze pure.
ma facciamo un sorriso, ci scattiamo una foto e cerchiamo di andare avanti. Viviamo la vita, usciamo, facciamo tardi la sera, arriviamo. Cerchiamo di saltare sempre più in alto, di apparire luminosi. Vogliamo brillare come stelle e nascondiamo tutte le paure. Vogliamo solo brillare e non ci rendiamo conto, in fondo, che quello che cerchiamo di fare è rimanere nell'ombra. Perché se tutti facciamo luce, alla fine ci accechiamo.